Non c'è da fare. Però la ricetta cosa del. Oddio, guarda che sono cresciuti insieme, sfogliatelli. È bello come Norman, cioè, Sam vuole dargli la mano, lo tagliamo proprio se mi piace. E vedi, è meglio. Può accettare il loro. Vediamo un po' cosa c'è questo terminale, c'è un ordine importante oppure no. Ordine per Sam. Accendo distico di Salt Nox City, consegna con 5 kg. Sì, potremmo farlo, alla fine, avanti. L'altro che non ci sul nostro per accettare. Ah, ok, prima fare l'ordine su Personox City, va bene. Quindi, posso farci in maniera rapida? Lake Nox City. Salto di flagello è possibile. Però mi sa che ci vuole la cassa, l'autenticatore. Ci vuole tipo un posto io dorma, ci sia lì l'ombrello. Vediamo un po' se qui possiamo entrare. Non mi ricordo, non me ne ricordo. Sì, no, c'è vita reale, evento privato, non c'è niente. Qui che c'è privato? Abbiamo carico smarrito. CCP 2, 3, prendiamo. Tutto sulla schiena, così sistema tutto. E dai. Direi possiamo andare forza così a piedi. Vabbè che tutti no, sembra sei tu l'unico che fai queste cose, tu le fai qui, là e là, ma almeno quando qualcuno a incontrarmi o ci vediamo, qualcosa. Uomo, ricarica il sangue, ricarica tutto, energia. Ah, che bella qui la stanza. Oddio, chi è? Devi farmi un Cosa favore. vuoi? Sarebbe ottimo se tu riuscissi a portare un carico a Capital Knot City dal centro logistico Cosa? occidentale. Con una buona valutazione potresti ottenere una ricompensa Ma chi speciale. ti Che ne conosce? dici? Ti va di metterti alla prova? Cioè, la cosa bella è che tu più spesso mi fai, più puoi fare cose, ma sinceramente. Non me va. Dov'è Lake Nox City? Eccola qui. Tutto il carico è stato trasportato nel maledetto privato di questa struttura. No, vabbè. Per qui non c'ho niente. Però no, non mi va. Lasciare tutto qui. Ma perché usi il bagno? Dai, uomo, dai, faccio per te una bella cacata spaziale. Guarda che bello qui. Aspetta. Siediti. Guarda qui, non mi ha riso con la moto. Perfetto. Direi che possiamo ora partire, giusto? Sì, certo, è una realtà che tu c'è cioè, lì poi si oscura un poco. Noi usciamo. Tanti non possiamo fare video rapido senza lasciare niente dietro. No, quella non era urina, era la cacata, quella era. Salta questo. Ah, oh. Così, Elisa, non fare la timida. Come ai vecchi tempi. Avanti, continua. Scusami, ti ho svegliato io. Oggi è il compleanno di mamma. Che l'anniversario di quando ci siamo conosciuti. No, ora ti spiego, siccome in pratica usano su sangue, le sue feci, le sue urine come arma contro lo SCA, perché hanno il disco maligna loro, cioè soffrono. E allora, quando fanno l'ufacacco pipì, in pratica tutto si diventa liquido. Diciamo, per essere usato, capisci? Ciao, bello, tutto a posto? Come stai? Eccoci qua. Se ci abbiamo fatta. Ultimamente gli abitanti di Salt Knot City hanno subito un'ondata di attacchi terroristici e non ricevono neanche provviste regolarmente. Non stanno morendo di fame, non accorgono.
ancora meno, ma si sta diffondendo un senso di inquietudine. Devi portare loro a più provviste che puoi, viveri, ossitocina, beni di prima necessità. Trasporterai anche semi, vermi e pasta proteica di insetti, sostanze organiche e armi anti-CA potenziate con il tuo sangue. Cose che non possiamo inviare con la stampante chirale. Una consegna può ricordargli che non sono tagliati fuori dal resto del paese. Un segno di speranza. E se riuscissi a connetterli alla rete chirale, sarebbe perfino meglio. Però c'è qualcosa che mi ronza in testa. Poco tempo fa qui è passata Fragile. Ha detto che per via di qualche instabilità con la spiaggia aveva problemi con i saldi. Finché non sistemiamo la cosa, non sarà in grado di aiutarti. Se vuoi saperne di più, Fragile è al centro logistico a sud di Lake Knot. Ho indicato la sua posizione sulla mappa. Buttaci un occhio. Comunque, sembra che i livelli di densità chirale stiano aumentando. Stiamo cercando di capire che effetto possa avere sul funzionamento del Cupid. Ma tu non preoccuparti di questa cosa. Continua a lavorare come solo tu sai fare, eh? E va bene, in pratica dice che devo portarci un sacco di cose, ma come si fa? Intanto andiamo nel garage. Ci abbiamo andato non male. Che spazio stia bene. Cosa c'è qui? Inoltre, se la ruota viene coperta dalla scarica elettrica, il mulo, l'antenna del 5 sarà totalmente fuori uso. Ma che c'è lì? C'è qualcosa? Non mi interessa. Vediamo questo di qua. Recupero veicolo. Che si bello il video, ma prima vediamo tutto ciò che ci serve. E allora effettuiamo consegna. Vediamo che funziona con la scheda memoria, un po' che succede. Ci avevo praticamente rinunciato. Ti devo un favore. Allora, possiamo visualizzare i dati tramite il link, vabbè non mi interessa. Grazie a voi. Effettuiamo consegna a carico richiesto. Beh, saltiamo tutto. Ciao, bello. Tutto a posto. Che mi c'è del parco? La leggenda colpisce ancora. Tutto sembra in condizioni perfette. Grazie, Seth. Grazie a te, caro. Ok, saltiamo tutto, quindi possiamo andare o all'ex sotto South Knox City direttamente. Rivoluzione robotica. Come... ah, bello questo. Alla prossima consegna. Stammi bene. Anche tu, amico mio, mi sei simpatico, effetti tu, rispetto ad altri. Nuovo ordine. Ok, sì, nuovo ordine, non so, accetto una consegna. Ordine. Possiamo fare qualcosa col robot? Ad ingegnere. Beh. Accettiamo ordine, sì sì. Vai robottino. Le due gambette. Dai che lo accetto, va. Che figo che è. Qui c'è ancora un modo giusto, sì. Sembra che è santa. Allora, accettiamo ordine ora. Standard. Per c'è cosa condivisa, no? Che c'è? Qui prendi il carico. No, troppe cose. Ma cos'è mia forse? Un sacco di metale, no? No, questo lo sto fatto magari dopo, ma... no, mi ha detto no, facciamo l'ordine normale, va. Per Sam, sì, a South Knox City. C'è un po' di strada, almeno penso, quindi almeno sarà un po' più semplice. No, qui abbiamo tutto, sì, possiamo andare. Impossibile registrare. Impossibile registrare. Si prega di attendere la risoluzione del problema. Salve, Sam Bridges, immagino. Mi dispiace, il sistema a quanto pare sta dando i numeri. Un pacco non è stato registrato correttamente ed è rimasto in giacenza. Qui dice che il cliente è Fragile in persona.
Sopra ci sono due etichette, quindi il sistema non sa se era per la Fragile Express o per la Bridges. Comunque, mi dispiace per il contrattempo e... attento, il contenuto è fragile. Sì, ok. Non so perché, ma quegli occhi non mi sembravano tanto... capite? Mi ricordavo qualcuno di mia conoscenza. Anche il fatto che sia il fragile, il pacco fragile. E anche rosso, perché rosso? Ok, perché si alza? E allora, perché c'è una zona rossa? Non sto capendo niente. Allora, noi andiamo a Starknock City, ma qui mi sembra qualcuno di molto conoscente e anche molto cattivo, mi sa, ragazzi. Oddio, spero di sbagliarmi tantissimo. Quegli occhi col body eyeliner tutto nero sotto. Sta a fare tutto, bravissimo, sempre. Bravissimo. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Meno male. Cioè, perché cos'è una bomba? Penso sia. Oh no, devo la piangere. Dai bimbra su, come carica la grande Sam. Bimbra su, non piangere, siamo qui. E c'è la moto? No. Però là ce l'abbiamo fatta, almeno io mai salto. Cioè, tagli dritto per dritto. Non si è arrabbiato. Che poi io pure di qui ero passato. Cioè, intanto andare sopra le montagne c'era qui che era fragile. Ci potevo andare prima qui, invece no, sono stato un pirla e sono bravo, l'ho dritto per dritto, missione. Mea culpa, ma dai, non siamo qui, ce l'abbiamo fatto. Bello qui il tutto. Thomas Sutherland, e c'è anche una moto, che bello. Ciao Thomas. Quello... Accettato. Benvenuto, Sam Porter. Forza, Don Bullman. Accettato. Benvenuto, Sam Porter. No. Forza, Don Bullman. Penso di andare a dormire, no? Onde sarà il robot? No. Stanza privata. Sì, andiamo qua. Andiamo, dai. Sam Bridges, immagino. Qui dice che il cliente è fragile in persona. Attento, il contenuto è fragile. Che c'è? Fragile, figlio di puttana, era lui. Ma di cosa stai parlando? Il pacco che ho preso per te è quello da Lake Knot. Che dici? Io non aspettavo nessun pacco. Ha detto che Fragile era il destinatario. Il sistema non funzionava, quindi un tizio della Bridges lo ha consegnato di persona. Chi? Beh, questo è il punto, era X. Andiamo, devo vederlo subito. Il timer è già attivato. Non posso fermarlo. C'è solo un'alternativa. Sam,
Dobbiamo disfarcene subito. Va a portarla al cratere vicino a South Knot. È una pozza di catrame, quasi senza fondo. Se la gettiamo là dentro, forse possiamo salvarci. Ma veramente sto figlio in trocchio di X2 ci sta... Che cosa ci fa fare? D'accordo, Sam. Ho aggiunto la posizione del lago sulla mappa. Portaci subito l'atomica e sbarazzatene. Che abbiamo anche pochissimo tempo, non è che qui c'è la moto? La nostra? Meno male. Dov'è? Sai, Sam. Dove sta l'atomica e il catrame? Non deve andare fino a lì, mamma mia. Lo sta anche attento. Per prima guarda mentre... No. Guardate, devo morire perché non riesco a portare la cosa. Dov'è la piccola bomba atomica? Questa è la più sopra, eccola qui. Porta a mano. E allora, tengo premuto quadrato. E ok. L'abbiamo scampata bella. Hai salvato la città e i suoi abitanti. Molto più di quanto abbia fatto io. Forse Middle Knot non si poteva salvare. Ma South Knot è ancora qui. Grazie a me e a te. Ti è successo allora? Quando mi sono resa conto del piano di Higgs, l'atomica era già alle porte della città. Ho seguito il camion che la trasportava. E sono riuscita a metterla al sicuro. Ma Higgs mi stava addosso sin dall'inizio. Mi ha sorpreso fuori dalle porte della città mentre ancora stringevo l'atomica in braccio come un bambino. Così, per punizione, mi ha tolto tutti i vestiti. E poi ha fatto piovere. Ascolta, Fragile. Ho una proposta da farti. Vuoi trascorrere il resto dei tuoi giorni come merce avariata? O preferisci accettare il danno per salvare la merce? Arriva al punto. D'accordo. Se tutto quello che vuoi è salvarti, non hai che da saltare. Viceversa, se desideri dar seguito a questa tua inclinazione altruistica, allora devi trasportare l'atomica al pozzo senza fondo e gettarcela dentro. Ovviamente sarai la salvatrice della città. Ma per farlo dovrai camminare nuda sotto la cronopioggia.
barattare un bel po' del tuo tempo con il poco che resta alla città. Cavolo, a me sembra proprio uno scambio equo. Tengo molto alla mia faccia. Per questo la nascondo. Oh, ma tu... Oh, tu invece lo adori, il tuo visino, non è così? Paparino ne sarà stato proprio fiero. Oh, no, 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 no. Non temere, non te lo voglio rovinare. Perché voglio che il tuo viso testimoni il tuo passato. Sì. Perché l'hai fatto? Perché mi hai tradito? Perché ho trovato qualcuno che mi completa. E che non ha bisogno che io porti una maschera. Oh! Tocca a te adesso. Anche se tu salvassi Southknot, rimarrai sempre l'esaltata che ha distrutto Middlenot. Quel tuo bel visino sarà sempre ricordato come quello di una terrorista. Loro non ti daranno mai pace, credimi, io lo so. Anche con un bel adesivo sopra ti romperai durante il trasporto. Oh. Allora, che cosa vuoi fare? Accetto il danno e la merce. Non è facile spezzarmi. Ah, beh, buona fortuna allora. Accetto il danno e la merce. Non è facile spezzarmi. Accetto il danno e la merce. Non è facile spezzarmi. Perché sono fragile, ma non sono così fragile. Quindi è così. Sei una vera eroina. Hai fatto la cosa giusta. Questo appartiene a te. Non sono affatto un'eroina. La scelta che ho fatto... Me ne pento ogni giorno che passa. Non avevo che da saltare e così mi sarei potuta salvare. E invece hai salvato una città. Ma soprattutto hai dato loro speranza. Beh, ora non mi rimane che una persona da salvare. Higgs rimpiangerà di aver incrociato il mio cammino.
Vuoi ucciderlo? Non posso. È molto più potente ora di quanto sia mai stato. Però tu puoi affrontarlo. Tu sì che puoi. Ma promettimi. Promettimi che non lo ucciderai. C'è una cosa che voglio chiedergli di persona. Non ti credevo capace di torturare qualcuno. Ora lo sono. E poi voglio sapere perché mi ha tradito. Ne vuoi uno? Sam, ricordati di portare le provviste a South Knot City.